Allora, siamo qua alla sala di sistemi per presentare in questa conferenza il primo Mantova Pride Festival, un festival LGBTQI+, quindi che tratterà le tematiche della comunità omo, bi, lesbo. E abbiamo deciso di fare questo festival per ripartire un po' con gli eventi, con quello che facciamo. E l'abbiamo fatto anche nell'ottica di dare comunque un evento a Mantova che non gravasse sulle spalle dell'amministrazione locale come finanziamenti. Infatti questo progetto è realizzato con un bando di Regione Lombardia, quindi è un evento, un grande evento, un grande palinsesto di eventi culturali, cinematografici, teatrali, ludici, musicali, di danza, mostre, quindi c'è un sacco di materiale. Gli eventi sono tutti gratuiti, quindi sono comunque stati tutti prenotati, ovviamente rispettando tutte le regole del distanziamento e le prescrizioni anti-Covid, che è la cosa più importante. Ovviamente con la pandemia in corso non era possibile poter mantenere con sicurezza i distanziamenti sociali in una parata, in una festa poi a cielo aperto, insomma. Invece la forma festival ci ha permesso intanto di ampliare tutta la proposta culturale, che è quella che Arcighella Salamandra fa da anni ormai sul territorio. In più ci ha permesso di agire anche nelle prescrizioni della sicurezza, della salute, quindi con i distanziamenti, mascherine, disinfezione. Tutti i volontari e gli ospiti sono o hanno il Green Pass o sono tamponati da una volontaria che fa questo per lavoro, quindi c'è una grande attenzione anche su questa parte qua, che per noi è stata veramente molto importante. E l'altra cosa molto bella è che a partecipare a questo festival come volontari si sono iscritti più di 60 ragazzi. Il Pride, dopo 2 anni, dopo questa fermata a causa del Covid, credo che sia importante avere un appuntamento annuale qua a Mantova, organizzato dalla Mantova Pride Festival, perché è un'occasione per sensibilizzare la città sul mondo LGBT, sui diritti civili e sulla molteplicità umana e diversità. Quindi complimenti agli organizzatori per aver provato anche quest'anno, in un momento così difficile, a organizzare il Pride.